Vorresti imparare a realizzare l'orlo ad un pantalone di jeans da vera professionista? Vorresti scoprire come disegnare in estrema velocità e precisione l'orlo al pantalone, andarlo poi a stirare con il mini ferro che è perfetto anche da portarsi in vacanza o in valigia e andare poi a realizzare l'orlo del tuo jeans con il filato speciale per i jeans? Se hai voglia di realizzare un orlo al pantalone da vera professionista, in poche semplici mosse, poter riparare i tuoi pantaloni, ma creare anche i tuoi nuovi pantaloni jeans, sei nel video tutorial giusto. Ciao, sono Sara Pogliese e ti do il benvenuto nel mio canale YouTube. Vediamo assieme il video tutorial di oggi. Bentornate cuci amiche e cuci amici nel mio video tutorial di cucito sartoriale e benvenuta a te, nuova cuci amica, se è la prima volta che vedi un video sul mio canale. Oggi vediamo assieme come si cuce l'orlo al pantalone di jeans. Possiamo cucire l'orlo nei pantaloni di jeans sia se stiamo creando un pantalone di jeans nuovo, come per esempio abbiamo visto nel video tutorial correlato che trovate linkato qui sotto, e per vederlo vi basterà soltanto cliccare sul titolo del video che state visualizzando e vi comparirà la descrizione completa del video con anche il paragrafo dedicato ai video correlati. Possiamo però trovarci la necessità di dover anche eventualmente riparare un pantalone già esistente, pur sempre di jeans o comunque di tessuto particolarmente corposo, per cui vediamo nel video tutorial di oggi come andare a riparare, dare nuova vita, accorciare o comunque creare l'orlo al pantalone di jeans. Ho preso ad esempio un tessuto di jeans che vuole ispirarsi alla sua fine, appunto, al tessuto di jeans del pantalone stesso. Ma mettiamo a caso che abbiamo un pantalone di jeans troppo lungo, che comunque l'abbiamo realizzato di 4-5 cm più lungo per sicurezza, adesso dobbiamo realizzarvici l'orlo. Fatta questa premessa, occupiamoci dei sistemi per misurare l'orlo. Uno dei primissimi sistemi per misurare l'orlo è l'utilizzo del righello 10x45 cm. Diversamente dal vecchio metodo con il metro da sarta standard che ci portava a misurare da qui a qui una misura, da qui a qui un'altra misura, da qui a qui un'altra misura e poi tracciare un'unica linea corrispondente all'orlo, lavorazione classica ma decisamente molto lunga, la soluzione invece di utilizzare una squadra centimetrata è molto comoda perché potrò posizionare per esempio la misura del tessuto anche da tagliare perché magari potrebbe anche essere troppo lungo oppure direttamente la misura dell'orlo. In questo caso io vado a ripiegare l'orlo di 1,5 cm, pertanto vado a posizionare la mia squadra nella misura corrispondente all'1,5 e verifico che tutti i segmenti della fine del tessuto siano posizionati in maniera uguale e utilizzo la matita gesso a scatto. La squadra, infatti, è un ottimo strumento alternativo all'utilizzo del classico metro morbido da sarta. Gli strumenti per tracciare sul tessuto jeans. Io sono particolarmente innamorata delle mie matite gesso a scatto perché sono sottili come una classica matita a scatto, basta premere e ne esce la mina stessa è intercambiabile e io ho una matita per le mine, quindi la colorazione bianca, ho una matita per la colorazione rosa. Posso comunque andare a intercambiare le mie matite con i refill, le ricariche. Cariche presenti in rosa, giallo, grigio e anche nella versione bianca. Ovviamente trovate tutti i materiali linkati nell'info box qui sotto, basterà appunto cliccare nel titolo del video e vi comparirà la descrizione completa dei miei materiali utilizzati. Se non utilizzo la matita gesso a scatto, posso utilizzare il più canonico, più classico rullo a gesso, o meglio gesso a rullo. Questa è la sua impugnatura, molto comoda ed ergonomica. Posiziono direttamente la mia squadra 10x45 nella posizione di 1,5 cm. Mi basterà semplicemente far ruotare letteralmente la rotellina del mio gesso a rullo ed ecco qui un segno veramente molto chiaro, molto
molto nitido, molto visibile e facilissimo da identificare grazie proprio alla rotellina dentellata scorrevole che contiene al suo interno il gesso in colorazione bianca. E anche in questo caso posso ovviamente scegliere tra diverse colorazioni di ricariche, i cosiddetti refill, che ci permettono di andare a attivare la colorazione per noi preferita e al tempo stesso anche di acquistare una sola volta la nostra matita gesso a scatto o rullo con gesso a scatto e andare poi a sostituirne solamente i colori. La differenza tra il gesso a rullo e la matita la vedete immediatamente attraverso questo semplicissimo esperimento, perché adesso ad altri 1,5 cm vado a tracciare il secondo segmento e riconoscete subito che il secondo segmento è molto più sottile, molto più preciso, stupendamente adatto per i tessuti leggeri come la seta, ma comunque anche adatto sui tessuti di jeans laddove voglio un segno praticamente invisibile, molto netto, come se fosse proprio una matita a scatto che traccia. Ma al tempo stesso anche il gesso a rotella secondo me è veramente comodo, è molto più visibile proprio perché ha questo effetto più polveroso, per cui il gesso è polveroso, la matita a scatto è più secca. PS, il mio consiglio personale, ricordiamocelo sempre quando vogliamo tagliare il tessuto jeans, è di usare il rotary cutter, soprattutto se lo posso utilizzare con questa ergonomica apertura e chiusura di sicurezza, perché posso andare a tagliare tutti gli eccessi di tessuto senza la scomoda sforbiciata che magari poi a un certo punto ci fa anche male la mano, vero? Stirare l'orlo al pantalone. Una volta che ho effettuato la prima gessatura 1,5 e la seconda gessatura ad altri 1,5 cm, quindi in totale 3, posso risvoltare il mio tessuto di jeans e occuparmi della stiratura. Grazie infatti al mio tappetino da stiro che ho realizzato in modalità veramente fai da te, lo trovate linkato nel video qui sotto perché è un video tutorial correlato che vi invito ad andare a vedere dall'inizio alla fine, perché da un lato un piano da stiro e dall'altro un comodo piano di taglio, vado a prendere il tessuto di jeans e vado a ripiegare esattamente questa prima striscia mettendo il ferro da stiro, il mini ferro da stiro a vapore, alla massima potenza. La massima potenza infatti mi permette di andare a fissare, pressare molto bene il tessuto di jeans. E ricordiamoci che il nostro pantalone di jeans sarebbe perfettamente chiuso come indicato in figura, ma per farvi meglio vedere adesso come effettuare la piegatura corretta e la cucitura corretta, sto lasciando virtualmente, metaforicamente, la gamba del pantalone aperta. Per cui vado a terminare la stiratura e vedete che con una sola passata questo mini ferro è veramente spaziale e posso appoggiarlo nella sua base di silicone. Una volta che ho effettuato la prima stiratura vado ad effettuare la seconda, prestando accortezza a rispettare in maniera veramente molto diligente e precisa il mio secondo margine di cucitura. E questo passaggio diventa veramente fondamentale per poterci permettere poi una cucitura veramente facilissima, perché ci pensate, solo con l'ausilio della squadra e con l'ausilio della matita gesso a scatto abbiamo ottenuto delle ripiegature perfettissime del nostro tessuto, che dunque potremo andare tranquillamente e facilmente a cucire con semplicemente un punto dritto. La spillatura e la preparazione alla cucitura. Ho raddrizzato il tessuto della mia gamba di jeans, che adesso per farvelo meglio capire ho semplicemente cucito per chiudere la gamba, ed ecco qui internamente il tessuto di jeans ripiegato. Ovviamente in prossimità della cucitura ho ripiegato internamente il tessuto e risvoltato verso la gamba dietro il margine della cucitura. Adesso sfrutto il braccino libero che abbiamo nella nostra macchina per cucire e che è quella funzione che ci permette solitamente di inserire il tessuto all'interno della macchina e poter effettuare una cucitura veramente ad anello, e vado ad utilizzare il filato decorativo da jeans che ho scelto tra la gamma dei colori del mio kit Gutermann di filo da jeans. A me piace moltissimo questo, che infatti sarà il colore che utilizzo, però è molto carino anche l'utilizzo del filo in tinta. Il mio consiglio personale è quello di utilizzare nella spolina, nella bobina inferiore, un filo blu, grigio scuro o nero di filato normale, mentre nella parte superiore, come infatti io ho infilato adesso vedremo, il filato decorativo da jeans.
Grazie infatti a una semplice cucitura con il punto dritto con l'ago infilato del filato decorativo, cercherò di rispettare sempre il margine indicato nella placca del mio ago e abbasserò l'ago per iniziare la cucitura. Una semplicissima e facilissima cucitura a punto dritto, andando sempre diritte, ci permetterà, senza effettuare la salda all'inizio ma semplicemente solo alla fine, perché tanto è una cucitura circolare, di effettuare la nostra perfetta cucitura decorativa. Ed ecco qui la mia cucitura sul jeans, veramente bella, pulita, perfetta, sempre alla stessa altezza, molto facile da realizzare con il filato in tinta. Il trucco e parrucco di utilizzare invece un filato tinta unita sotto ci permette di rendere la cucitura veramente invisibile, e avete visto che è sempre alla stessa precisa altezza. Basta essere estremamente precise nel tracciare con la matita gesso a scatto e la squadra la realizzazione del nostro orlo perfetto. Bene, cuci amiche e cuci amici, vi ringrazio di cuore per aver condiviso con me questo video tutorial di oggi. Se vi è piaciuto lasciate un bel pollice in alzato e mi raccomando iscrivetevi al mio canale per restare sempre sintonizzati su tutti i miei scatti di quotidianità creativa e sartoriale. Un abbraccio sartoriale dalla vostra Sara Poiese.